No, io volevo la prestazione dei ragazzi, secondo me le prestazioni portano ai risultati, quello l'ho detto dal primo giorno che sono arrivato, avevo chiesto un mese, il mese passato, e guarda caso è venuta anche la vittoria che i ragazzi hanno meritato secondo me. Ma io giustamente voi farete i complimenti ai ragazzi, ma della partita di oggi mi interessa relativamente. Io sto già pensando all'Ascoli come è giusto che sia, perché io faccio l'allenatore, loro fanno i giocatori. Questa sera devono recuperare perché il problema è che bisogna pensare in questo momento che noi avremo in 10 giorni 3 partite. Quindi dobbiamo recuperare molto bene lo sforzo oggi che è stato più nervoso che fisico, secondo me. Perché i ragazzi è una squadra molto giovane, inesperta e fa degli errori sotto questo aspetto. Questo dobbiamo mettere a posto. Io mi ricordo cosa ho detto domenica contro il dopo la Spal. Parole che ho detto sono state: da questa sconfitta noi costruiremo le nostre vittorie, così è. Perché tu incontri una squadra molto forte come la Spal, fai delle cose, le fai bene, migliori sotto l'aspetto fisico perché avevo detto che avremmo avuto una settimana di lavoro e io lo sapevo quello che avevo fatto nel mese precedente. È stata una costruzione. Io ho pazienza perché so che in questo mestiere bisogna avere pazienza. Voi siete giornalisti, ne avete un po' meno, ma giustamente così il tifoso anche, perché vorrebbe i risultati subito. I risultati subito non li costruisci quando hai in mano un gruppo di giocatori così giovani. Io voglio solo che loro migliorino o mantengano quantomeno questa carica agonistica e questa condizione fisica. Il gioco poi vedremo cosa succede. Non vedrete giocare bene a calcio in Serie B solo poche squadre, forse negli ultimi 6 partite, vedrete. Non è così. E vi faccio un esempio molto semplice. Io ieri ho guardato Manchester United, Chelsea. Sapete cosa ha fatto Mourinho? Uno contro uno. Ha fatto la battaglia uno contro uno e ha vinto la partita. Perché ci sono delle situazioni in cui devi imparare a fare certe cose. Non sto dicendo che dobbiamo fare uno contro uno, però sto dicendo che ci sono delle situazioni in cui devi proseguire sulla strada di quello che abbiamo seminato oggi, ma non oggi, il mese precedente. Vi ricordate quando avevo detto del Forte Apache? Oggi abbiamo ripetuto una situazione, secondo me, meglio dell'altra volta, del Cesena, perché il Cesena ha avuto più occasioni. Siete voi che dite delle cose e io vi faccio parlare come è giusto che sia. Io però lavoro con questi ragazzi e so cosa mi possono dare. E non mi hanno dato tutto ancora, perché glielo ho detto. Adesso i complimenti ve li faranno, va bene così, ma io sto già pensando all'Ascoli, quindi. Sì, volevamo tanto questa vittoria, però la strada è ancora lunga, non abbiamo fatto niente, siamo ancora nella bassa classifica e sarà dura. Però dobbiamo lottare come abbiamo fatto oggi e alla fine faremo tutti i calcoli. Sì, la vittoria mancava perché dovevamo vincere per forza prima o poi, era quasi diventato un incubo per noi, non vincevamo. Adesso ci siamo sbloccati, andremo a Ascoli cercando di portare a casa punti. No, io sinceramente da dietro non c'era ste paura, anzi, poche volte loro sono stati pericolosi, eravamo sempre lì concentrati e tutto, poi abbiamo trovato il vantaggio fortuna, però anche Andrea ha preso una traversa, dico sfortuna perché stava facendo un capolavoro. Sì, a dire la verità al 100% non sono tuttora perché sto combattendo da gennaio con un guaio alla pancia, adesso questa settimana ho iniziato una nuova cura e oggi è andata meglio, ma come tutta la settimana mi sentivo più tranquillo, più in forza, cosa che prima mi sentivo un po' poco e infatti l'infortunio adduttore probabilmente era dovuto ancora alla pancia. Sì, perché era diventato un peso, però vittoria ci dà fiducia. Adesso andremo ad Ascoli e poi a Ternani in casa e dovremo fare il massimo dei punti. Ma tanto avevamo tanto bisogno di questo risultato, sia dal punto di vista morale che dal punto di vista della classifica. Ma non abbiamo messo niente in più, siamo riusciti a tenere la stessa concentrazione e la stessa attenzione per tutti i 90 minuti con continuità, cosa che purtroppo quest'anno è successo raramente. E il risultato di non aver preso gol è l'emblema di questa cosa qui. Ma sì, certo, siamo una squadra che ha tante, tante soluzioni. Abbiamo dimostrato di saper, nell'arco della stagione, di saper creare tante occasioni da gol e in partite come oggi di saper difendere bene il risultato. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio come l'abbiamo trovato oggi e continuare su questa strada. Ma sì, ho passato, diciamo che
dall'inizio del girone di ritorno ho sofferto un pochino fisicamente, ho avuto qualche problemino. Adesso sto ritrovando la forma fisica e sono molto contento. Sono molto contento della prestazione di oggi, ma è solamente il risultato del lavoro che sto facendo in settimana con la squadra.